ragazzi, siamo tutti quanti carichi e pimpanti nel canale. Stiamo provando, come sapete, a riprenderci dopo una batosta di quella di ieri. Ho ritrovato un po' il sorriso, cercando un attimo di non pensare alla brutta sconfitta praticamente asettica contro l'Atalanta. Tra l'altro abbiamo consentito ai bergamaschi di fare un'impresa storica battendoci in casa appunto a Torino, e adesso ci sono delle conseguenze sicuramente, perché Elkan, come avete visto in tribuna, si è fatto sentire e non credo che sia soltanto stato un gesto di vicinanza alla famiglia Agnelli, ma dietro c'è qualcos'altro. Partiamo però con i saluti e ringraziamenti a tutti iscritti, ragazzi, benvenuti in community allo Stivello Magno, che vi accoglie a braccia aperte e vi vuole tanto bene. Un altro ringraziamento che va invece anche a tutti quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono, grazie di esserci. Allora, vi dicevo appunto che Elkan si è appunto presentato in tribuna prima di Juve-Atalanta. E alla fine della partita è sceso a bordo campo, diciamo, mettendo una pacca, una mano sulla spalla ad Agnelli, e quindi questo gesto, diciamo, non è sfuggito ai cameraman e a tutti noi, e ha fatto capire veramente che la squadra è in un momento di caos non da poco, in declino, dopo aver avuto l'abitudine a essere sempre davanti e ritrovarsi, vedete, a meno 11 con una partita in meno, quindi potenzialmente a meno 14 dopo 14 giornate. È veramente un fallimento per il momento, no? E quindi sicuramente Elkan ha voluto in qualche modo rasserenare e rincuorare la squadra, così come ha fatto Agnelli con un discorso, diciamo, ad ampio raggio a tutta la rosa prima della partita con l'Atalanta, che doveva fungere da, diciamo, da carica per tutti, ma poi si è rivelata inutile. E quindi dobbiamo un attimo capire qual è il modo vero e proprio per poter uscire da questa situazione. La faccenda delle plusvalenze poi, diciamo, che ha rincarato la dose, perché l'ambiente già era in terremoto, e poi viene fuori anche questa cosa che Nedved, Paratici, Agnelli sono indagati per plusvalenze fittizie pari a 282 milioni, e quindi diciamo che si aggiunge qualcos'altro in pentola dopo i vari problemi legati alla classifica, legati al non gioco, legati al fatto che Allegri non riesce a trovare un'amalgama e non riesce a fare in modo che Morata segni, che Alessandro corra e si proponga in avanti e smetta di fare errori in difesa, che Rabiot diventi un centrocampista decente, non dico un fenomeno. E quindi purtroppo siamo in questa situazione. Non so cosa vederci in quel gesto lì, però chiaramente molti di voi mi diranno, credo nei commenti, che è un gesto, quello di Elkan, che funge un po' da disperazione, cioè un ultimo gesto come per dire: guarda in che situazione ti sei cacciato, guarda cosa sta succedendo, cosa pensi di fare in questa situazione qui, ce la fai? Provo a darti ancora fiducia? Io vengo, mi faccio sentire, mi faccio, diciamo, partecipe di questa sofferenza, di questa difficoltà, di questa lotta continua per ritornare grandi, però io ho bisogno dei risultati. Cioè, io vorrei riassumerla così, questa storia di Elkan presente agli spalti dello Zandia Stadium ieri sera, perché non vedrei altra soluzione. Cioè, di solito Elkan si presenta circa 5 volte in tutta la stagione, come diceva anche Pirlo l'anno scorso. Però secondo me Elkan viene quando ci sono dei problemi, perché io mi ricordo veramente raramente Elkan presenta la continassa quando noi andavamo bene. Forse se ne parlava meno, adesso è un po' sotto l'occhio del ciclone, però sinceramente la situazione è veramente veramente critica, e siamo a un punto di non ritorno in cui qualsiasi provvedimento prendiamo, qualsiasi manovra proviamo a fare, ci torna dietro contro come un boomerang la negatività e continuiamo a non raggiungere dei risultati. Quindi è evidente che chi è in gestione in questo momento della società, della dirigenza, non è in grado di portarla di nuovo ai ritmi di prima. E quindi serve, urge un cambiamento. E come molti hanno detto, anche giornalisti, ho letto qualche articolo online, è brutto fare un cambiamento drastico in questo momento, quasi in maniera obbligata, quando potevi fare in un momento in cui c'era più di calma piatta, e in cui ti avrebbero capito in molti, e adesso invece creeresti un trauma fortissimo, perché vai a colpire dei dirigenti che comunque sono con te da anni e anni, da circa 9 anni, e li diseredi fondamentalmente in un momento in cui c'è un caos, in cui sono indagati dalla procura e dalla finanza. Quindi è difficile fare delle decisioni in questo momento, cioè potevi pensarci prima, però se sei un vero proprietario, e visto che sei il 63% shareholder della Exor, devi assolutamente tirare fuori gli attributi e prendere dei provvedimenti. Ne va della tua salvezza, della tua personalità, della tua dignità anche come businessman, perché ricordiamoci che Elkan è il manager italiano più pagato che c'è.
E quindi deve mantenere una sorta di appeal, una sorta di personalità, di status. Non può permettersi di crollare con la borsa e con i titoli della Exo perché il suo cuginetto, tanto amato, comunque parte della famiglia, gli sta facendo fare una figura barbina a livello sportivo. Perché ricordiamoci, i risultati sportivi della Juve si ripercuotono sugli andamenti della borsa. Purtroppo è così, ragazzi. Siamo un'azienda quotata in borsa e anche grossa. Quindi ecco, ditemi la vostra su questo. Volevo fare diciamo, un video anche dedicato a questo punto perché ci tenevo molto, era diciamo, la notizia più piccante della giornata. Mentre per concludere in bellezza e tirarvi fuori un po' un sorriso, perché lo so che le stivellate vi aspettano sempre dietro l'angolo e vi rasserenano un pochino, vi fanno sognare, andare a letto un po' tranquilli, c'è l'opportunità a gennaio di prendere Vlahovic, ragazzi, perché la Juve sta considerando di battere la concorrenza delle grandi big che sappiamo tutti, Tottenham, Arsenal, Real Madrid, City, PSG, Liverpool, tutte quelle che si sono fiondate su Vlahovic a gennaio perché c'è il gradimento dell'attaccante e la Juve ha provato in qualche modo a convincere Commisso e ci sta riuscendo nel fare un accordo per 35 milioni di cash più 35 milioni di contropartite tecniche che corrispondono a Kulusevski e De Sciglio, 30 Kulusevski, 5 De Sciglio. I giocatori piacciono molto alla Fiorentina e quindi ci potrebbe essere veramente questo accomodamento, anche perché la Juve è disperata, ha bisogno di un centravanti. Avete visto, Morata non riesce a fare gol neanche giocando a rugby, tenendosi la palla nelle mani, andando contro i giocatori e tirandola di mano contro la porta. Non ce la farebbe neanche così. E quindi figuriamoci in una situazione in cui non c'è gioco, i centrocampisti non fanno filtro, non supportano le punte e lui, oltre a non essere un grande centravanti, ormai lo sappiamo, essendo una terza punta forse, non riesce a far gol, non riesce a incidere, non riesce a staccarsi da queste idee, da questi incubi che lo attanagliano di non riuscire a far gol e quindi butta questa depressione in campo e influenza tutti i giocatori perché dopo un effetto domino, se l'attaccante non segna, i centrocampisti non riescono a rendere, i difensori si sentono non tutelati perché davanti non c'è chi fa gol e quindi rischiano di fare più errori e gli errori li paghi a caro prezzo perché chiaramente non segnando anche un 1-0 ti fa andare a casa con una sconfitta. Quindi è una situazione veramente molto delicata che va presa a cuore e la Juve sta pensando assolutamente di tirare il tutto per tutto, l'all-in per Vlahovic. Ormai è una notizia comprovata, ufficiale, che faremo di tutto per andare su di lui. Quindi dimentichiamoci di giugno, se la Juve non fa questa operazione a gennaio siamo veramente messi male e rischiamo di non arrivare quarti, anzi forse di riuscire ad arrivare ottavi sarebbe una grande cosa e poi non passeremo gli ottavi di finale di Champions, questo è garantito. Ditemi anche la vostra ragazzi cosa ne pensate, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto e grazie di esserci come sempre.